23 aprile. Chi ha visto me ha visto il Padre. Isaia vede Dio, lo vede sopra un trono alto ed elevato, lo vede nella sua gloria. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio, sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'un l'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: Eccomi, manda me. Isaia 6, 1-8. Anche Ezechiele vede il Signore, lo vede su un carro particolare, vede la sua gloria. Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di firmamento simile a un cristallo splendente, e sotto il firmamento erano le loro ali distese l'una verso l'altra. Ciascuno ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffiro in forma di trono, e su questa specie di trono in alto una figura delle sembianze umane. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su mi apparve splendido, come metallo incandescente, e dai suoi fianchi in giù mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore simile a quello dell'arcobaleno tra le nubi in un giorno di pioggia. Così percepì in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. Ezechiele 1:28. Anche Mosè vede il Signore, vede però solo le sue spalle, non ha visto il volto di Dio. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Esodo 34, 5-9. Non è così che Gesù rivela il Padre. Lo rivela nella purezza del suo amore e della sua verità, nella limpidezza della sua luce e della sua misericordia. Lo manifesta nella grazia del suo perdono, lo rende presente nella potenza dei suoi segni. Il sommo della visione del Padre è sulla croce. È il crocifisso il vero volto del Padre. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me?
Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14:7-14. Oggi molti si lamentano che Dio è invisibile. È il segno che il discepolo di Gesù non manifesta più Cristo Signore, non lo rende presente, non lo rivela, non è sua vita, allo stesso modo che Gesù Signore era vita del Padre nella sua carne. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci presenza viva di Gesù. Thank you.